Allora ragazzi, quest'oggi parliamo un po' di quello che è successo su DAZN e delle tantissime lamentele che ho ricevuto in questi giorni su Instagram. Allora, che cosa è successo? È successo che questo fine settimana DAZN ha scelto di punto in bianco di oscurare, di vietare la visione degli eventi di MMA ad un pubblico di minorenni. Il che non lo sto nemmeno più di tanto a contestare, perché potrebbe rientrare in una logica di marketing loro, che magari vanno a strizzare l'occhio al pubblico medio italiano, tendenzialmente perbenista, che vuole essere tutelato su queste cose un po' più moraliste. E non voglio starci a perdere troppo tempo, sennò altrimenti dovrei tirare fuori i bambini che giocano a GTA, il pro wrestling, perché si diceva le stesse cose del pro wrestling quando era su Italia 1, quindi non voglio entrare in questo trito, non voglio contestare la loro scelta, hanno scelto così, ok, va bene. Quello che contesto io è il modo in cui si deve verificare di essere maggiorenni, perché per verificare di essere maggiorenni bisogna mandare documenti. E qui sorge un grande problema, perché innanzitutto questa procedura la puoi fare solo ed esclusivamente con il PC, quindi tutti quelli che non hanno un PC a casa ma solo lo smartphone sono penalizzati. E seconda cosa, la più assurda, è che per verificare la tua età il meccanismo è veramente macchinoso, perché se hai la carta d'identità elettronica allora te la cavi in 2 minuti mandando i codici che trovi sul retro, se invece hai la cartacea come la maggior parte degli italiani devi mandare la mail, fare le foto, ricevere la mail di risposta, fare il codice, insomma ci sono un sacco di passaggi che scoraggiano un eventuale fan occasionale. Quindi questa scelta spezza un po' le gambe al movimento delle MMA italiane, perché pensate magari ad un vostro amico che ha DAZN perché guarda la Serie A, però voleva vedere un match di John Jones perché ne aveva sentito parlare. Prima si connetteva, andava direttamente sull'evento e gli partiva, adesso invece deve mandare la mail, deve fare tutte queste cose qui, ed è facile che dopo poco si scoraggi e si metta a guardare altro. Quindi di fatto ragazzi, questa cosa penalizza le MMA dal punto di vista di movimento, ma anche dal punto di vista di prodotto di DAZN. Ma non solo ragazzi, se ci facciamo caso, penalizza anche la piattaforma. Perché se sono un fan non occasionale, quindi un fan molto determinato a vedere tutti gli eventi, e non posso vedere l'evento con John Jones non perché non ho pagato, non perché non ho la linea internet, non perché non ho 18 anni, ma perché non ho un PC, cosa non richiesta dall'abbonamento, allora in questo caso sono costretto a rivolgermi a siti streaming online illegali, che purtroppo in Italia sono super presenti, super efficienti e molto più accessibili che nel resto d'Europa. Quindi questo potrebbe essere seriamente deleterio per il movimento dell'MMA, ma anche in generale per gli sport minori che non godono della visibilità del calcio. E fossi in DAZN cercherei di trovare un'altra soluzione. E quale potrebbe essere la soluzione? Allora, la prima che mi viene in mente, la più banale, è quella che adottano le televisioni per far vedere contenuti per adulti e che nessuno mai si è scandalizzato, ovvero il bollino rosso. Quindi ad ogni evento di MMA ci metti il bollino rosso a destra, a sinistra, all'angolo dello schermo, centrale, mettilo dove vuoi, e fai capire che comunque quello è un contenuto per soli adulti e non per bambini. Però questa sarebbe una soluzione abbastanza spicciola che in realtà non risolverebbe il problema, perché fondamentalmente il bambino se lo guarda e se ne frega del bollino rosso. Perciò se vogliamo fare qualcosa di realmente concreto, possiamo fare come fa Netflix, che è una piattaforma molto simile e che ha adottato la soluzione più semplice e scontata che ci sia, ovvero la creazione di un secondo account che oscuri tutti i contenuti tra virgolette per adulti e permetta la tutela quindi dei bambini e dei minorenni. Questa secondo me sarebbe la soluzione più efficace e meno invalidante per tutto il sistema. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, ci rivediamo tra breve per parlare di MMA, ciao a tutti, un saluto da Italian Fight Magazine, l'unico canale di MMA che parla italiano.